Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Allora, ho preparato gli ingredienti. Sì, mi è venuta voglia di sapori dell'Alto Adige, quindi Krapfen. Ho messo la pasta madre nella ciotola e vado ad usare il latte invece dell'acqua. In alcune ricette è prevista l'acqua, quindi se volete potete anche cambiare. Io ho versato questo latte appena stiepidito, ho fatto girare un pochino e poi aggiungo la farina, una farina di tipo 00. Quindi una farina forte per lunghe lievitazioni. Ci aggiungo anche lo zucchero e giro. Poi piano piano ho rotto le due uova e ci metto le uova così in due volte, ma anche tutte insieme va bene lo stesso. Faccio girare, poi aggiungo il sale, un pochino di sale. Ci metto la grappa, se volete potete anche cambiare tipo di liquore. Ci metto la vanillina, oppure ci sarebbero bene i semi di vaniglia, che non mi trovo. Va bene anche la vanillina. Se l'impasto si presenta un po' duretto, aggiungo un goccino d'acqua. Ah, scusate, poi il limone, le zenze di limone, limone biologico. Una grattugiata. Ok. Adesso ho tolto la frusta, scusate, la foglia e ho messo il gancio e giro, faccio incordare. È rimasto soltanto il burro, quindi dopo aver girato un pochino inizio a mettere il burro. I tempi non ve li do perché naturalmente potete regolarvi benissimo ad occhio, eh? Comunque il burro deve essere morbido, va messo piano piano, come quando facciamo i panettoni. L'impasto così va bene, direi, quindi come consistenza, quindi continuo a girare e a mettere burro e portando ad incordatura. Ok. Bene. Continuo. Bene, ho finito il burro, l'impasto è quasi pronto, faccio girare ancora perché vedete non è incordato bene, quindi continuo a girare, però non importa se non incorda proprio perfettamente. Poi ci facciamo, ecco, l'ho messo sul piano di lavoro, ci faccio qualche giro di pieghe, slap and fold, così. Ok. Dopodiché questo impasto va lasciato lievitare, io lo lascerò tutta la notte. Adesso lo metto nella ciotola, lo tengo un pochino fuori e poi lo metto in frigo. Lo metto in frigo e domani mattina naturalmente lo tiro fuori per far ripartire. Sapete che il frigo frena un pochino la lievitazione. Oddio, se lo fate d'inverno potete anche lasciarlo a temperatura ambiente. Bene, scusatemi, non ho fatto la ripresa della lievitazione. Comunque non si era alzato molto, ha lievitato, ma non tantissimo, quindi forse era meglio tenerlo a temperatura ambiente. Quindi l'ho messo sul piano di lavoro, lo vado ad allargare. Tanto ci vuole un'altra lievitazione una volta formati i dischi e quindi dovrà lievitare ancora. Quindi allargo senza spingere proprio tanto, è un po' delicatamente così. Lo spessore è un paio di centimetri. Però questo coppa pasta, forse anche un pochino più grande ci voleva. E poi vi do la misura.
Faccio le forme così. Ecco qua. I ritagli li tolgo e naturalmente poi li ricompatto. Vediamo quanti sono. Li ricompatto, dicevo, e ci vengono fuori ancora altre formine. Lo metto da parte e poi. Ecco, procedo in questo modo, così non spreco niente. Quindi erano tre, mi sembra all'incirca 13 formine, 13 dischetti, e qui ne tirerò fuori ancora altri pochini. Ok. Una volta pronti, eccoli qua, li adagio su due teglie e li copro con la pellicola, vedete? Sono anche troppo alti, però verranno più cicciotti i grapfen. Bene, li lascio lievitare 2 anche 3 ore. Dopodiché, una volta pronti, mi preparo l'olio di semi, una padella un po' alta. Con tantissimo olio, poi ho ritagliato così, vedete, si possono mettere o così o con le mani, fate come meglio credete, mettendoli dentro con la carta, poi la tolgo e lascio friggere. Adesso ci tolgo la carta piano piano, ma anche così tranquillamente con le mani, solo per non toccarli, per non romperli, questo è il metodo più semplice. Ci metto anche l'olio sopra, sistemo un pochino il calore. Col piano induzione io poi ho fritto a 7 una volta scaldato bene. Allora bisogna farli cuocere be bene da una parte. Io qui non ho resistito, ne ho girato qualcuno prima, vedete, però sarebbe bene far cuocere prima una parte e poi un'altra e basta. E poi tirarli fuori e scolarli, ok? Che profumino già. Io ho preparato un piatto con una carta assorbente con tanto zucchero, però poi ne farò altri senza far attaccare lo zucchero, li farò con lo zucchero a velo perché i grapfen di solito vanno soltanto con lo zucchero al velo. Quelle che noi a Roma chiamiamo bombe, che non è la stessa cosa perché c'è la patata, le bombe. Ci va lo zucchero così come farò le prime, quindi ne farò qualcuna con lo zucchero semolato e qualcuna proprio come per i graffen, mettendo la marmellata dentro e lo zucchero a velo sopra. Vabbè, comunque sia, sono buoni in qualunque modo li facciamo, anche un po' di crema non ci starebbe male dentro, eh. Ok. Ne tiro fuori intanto i primi, così vediamo anche come vengono. Ecco, così vedete, li rotolo nello zucchero e questi. Però questo non è il modo di fare i graffen, ve l'ho già detto. Adesso ne apriamo uno, vediamo com'è all'interno, perché altrimenti non continuo e butto tutto, eh. E beh, io direi che è morbidissimo, guardate, anche vuoto dentro. No, no, è perfetta, la ricetta è perfetta. Quindi continuo a cuocere i miei graffen. Ecco qua, vedete come si gonfiano bene, però io li sto girando, ma è sbagliato, bisogna far cuocere prima una parte e poi l'altra. Sì, poi mi sono resa conto dopo che ho sbagliato. Allora, i veri graffen si fanno così, con lo zucchero a velo. O vuoti, oppure io adesso non ho preparato la sac à poche perché poi li devo surgelare anche vuoti. E ci metterò la marmellata, ma anche senza sac à poche basta fare un buchino, vedete, dentro sono quasi vuoti, non proprio vuoti, però insomma. E ci infilo così direttamente la marmellata di albicocche. Ecco qua, vedete? Sono morbidissimi, poi caldi così scottano, mamma mia. Eccoli qua, e beh, sono buonissimi. Io sono a dieta, quindi penso
Penso che li surgelerò quasi tutti, così all'occorrenza basta scaldarli e saranno pronti per gustarli. Eccoli qua, buoni, sono veramente buoni. Apriamone ancora un altro, sono morbidi, vedete come sono morbidissimi, quella è la cosa più importante, devono essere molto molto morbidi. Bene amici, io vi ringrazio della visione e vi invito a condividere il video, a provare a fare questi crepes o bombe se le volete chiamare così, chiamateli bombe, però il procedimento, cioè l'impasto è un po' diverso delle bombe che facciamo a Roma. E vi invito anche a cliccare sulla campanella così riceverete le notifiche dei nuovi video. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!